e Gesù non sa, sono stati che lo compagno decidono di farlo aiutare da qualcuno dei presenti. Chiamano Simeone, originario di Cirene, e gli ordinano di prendere il legno. Thank you.
sanguinanti e lugure, rallegratevi di questo meschino bottino. Agite in modo rude ed avido, privi di pietà e sensibilità, per un uomo condannato ingiustamente a morte e alla morte di croce. Gesù, guarda tua madre dall'alto della croce. Ti ha seguito silenziosa fin quassù. Accanto a lei, Giovanni, il discepolo che ami tanto. Solo lui tra tutti gli altri apostoli. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Ma sei forse tu il Messia, salva te stesso e noi. Tu non hai timor di Dio? Mio Dio! Perché mi hai abbandonato? Possibile. È compiuto, il sacrificio del giusto è consumato, l'agnello innocente è stato immolato, quel sangue sparso è entrato nella terra, sarà il seme della salvezza per tutta la storia, per tutti i popoli, per noi qui oggi. L'agnello immolato ha preso su di sé i nostri peccati e li ha inchiodati su quella croce. Nel suo sangue siamo stati lavati, nella sua morte riceviamo la vita. Abbraccia tutta l'umanità. Ora egli sa cosa significa essere uomo. Solo per le strade di Galilea, solo nelle notti senza luna, solo nel deserto a implorare il Padre, giorno dopo giorno, ha imparato a danzare anche con la morte. Per il sole non è una vergogna il tramonto, per lui è continuamente l'alba. Per il giusto la tomba è una prigione. Non è una prigione, ma balzo verso la vera vita. Intona il canto pasquale, gioie, speranze e sogni
rivestono di gloria la nostra croce in questo cammino di luce. Ora finalmente comprendiamo e ti diamo ragione, e tu sorridente dall'alto dei tuoi cieli canti l'alleluia di una nuova Pasqua. Dov'è, o morte, la tua vittoria?